Con 11 voti favorevoli e 20 contrari, non passa la richiesta dell'istituzione della Commissione Speciale d'Inchiesta sugli affidamenti per oltre mezzo milione di euro alle associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare. Quello di ieri a Pesaro è stato un consiglio comunale infuocato che si è protratto fino a notte. Giulia Marchionni, consigliera dell'opposizione, si è detta profondamente delusa dall'atteggiamento mostrato dal sindaco Biancani. Il sindaco ha messo insieme il potere che ha e che è in capo alla magistratura, cioè quello di lavorare soprattutto da un punto di vista penale per accertare eventuali illeciti, con quello che invece è una competenza tipica del Consiglio Comunale, che ha il compito di verificare che le risorse pubbliche che sono state spese, oltre mezzo milione di euro, siano state spese nella garanzia totale dei cittadini. Ecco, questa verifica la si poteva fare soltanto con una commissione ad hoc, una commissione d'inchiesta che avrebbe terminato al più presto il suo lavoro e che sarebbe stata mirata ad accertare le eventuali responsabilità da un punto di vista amministrativo. Verrà convocata la commissione controllo e garanzia, ma il centrodestra valuta l'attivazione di una verifica globale. Il caso merita un approfondimento e per questo motivo è stato aperto un fascicolo d'inchiesta. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro in procura tra polizia e guardia di finanza. Il ragionamento che stiamo facendo è anche su quello dell'attivazione, a questo punto a cascata, di una verifica globale su quelli che sono gli atti che attengono agli enti partecipati del Comune di Pesaro, che sono tanti, penso alla Fondazione Pescheria, la quale sta organizzando, gestendo tutte le risorse che ad oggi sono in capo all'amministrazione comunale, che provengono dalla Regione e dal Ministero per l'organizzazione della Capitale Italiana della Cultura. Credo che sia doveroso nei confronti dei cittadini garantire chiarezza anche sull'erogazione agli enti partecipati del Comune. Rispetto all'atto che dovevamo votare oggi, cioè quello di aprire di istituire una commissione d'inchiesta, sono voluto intervenire dicendo che secondo me questa richiesta è superata, perché in questi giorni abbiamo saputo ufficialmente che la magistratura ha aperto un'inchiesta e quindi mi sembra, come dire, quantomeno superfluo fare una commissione d'inchiesta comunale che tutti sappiamo ha poteri molto limitati. Esiste già una commissione che prevede il controllo degli atti, che può essere attivata e che fino ad oggi purtroppo dall'opposizione non è stata attivata, ma non è sicuramente questo il momento di fare polemica. Voglio solo dire, c'è una magistratura che è già partita, che sta facendo un'inchiesta, non vedo perché dovremmo fare una commissione d'inchiesta come Consiglio Comunale quando il sottoscritto, ma penso tutti i cittadini, si devono sentire tutelati da quello che è l'azione che la magistratura sta portando avanti per verificare se ci sono stati o non ci sono stati illeciti o se sono stati fatti atti non regolari rispetto a quello che prevede la norma.